I love you. Centrosuono 101.3. Indossa solo tacchi 12 e non esce mai di casa senza il rossetto rosso. Di queste sue passioni ne ha fatto il suo marchio di fabbrica, trasformandole in una professione. Eh sì, e dall'ingegneria civile infatti è passata ad insegnare alle donne a camminare sui tacchi, e tutti questi suoi segreti sono oggi raccolti nel suo primo libro, Tacco 12. Lei è Veronica Benini, ben trovata. Ciao ragazzi, buongiorno. Veronica, tu sei una web star, ricordiamo Spora, e nel tuo blog scrivi un po' manualetto, un po' storiellina, un po' fumetto. Ma quindi, che cos'è Tacco 12? Tacco 12 in realtà è una sorta di nuovo genere letterario. Per descriverlo velocemente direi che è una sorta di librino illustrato per bambini, ma versione adulta. Bene. Perfetto, e allora sul Centro Sono 101.3 tra poco scopriamo tutti i segreti per essere sempre sexy ed eleganti in ogni occasione con Veronica Benini. Centro Suono 101.3. Centrosuono 101.3 in compagnia di Veronica Benini scopriamo come sopravvivere alla vita moderna con stile e con uno stiletto impeccabile. Eh sì, ma Veronica, allora è vero che andavi in cantiere con i tacchi, possiamo dirla questa cosa? Allora, dipende dai cantieri, ovviamente. In certi cantieri ci obbligano a mettere le scarpe antinfortunistiche. Ho fatto, diciamo, delle visite di siti con i tacchi e certe visite veloci in cantiere quando era già in stato avanzato. Altrimenti no, insomma, bisogna rispettare le leggi, quella è la prima cosa. La sicurezza in cantiere è una cosa seria. Quindi scherziamo anche su questa cosa, ma insomma, fino a un certo punto. Veronica, però possiamo dirlo che lavoravi in un ambiente prettamente maschile, quindi non avevi paura che si facesse caso più all'apparenza che alla sostanza quando magari ti presentavi fasciate con il tacco 12? Allora, in realtà in un mondo di uomini è inutile cercare di combattere ad armi pari, perché noi non saremo mai uomini, quindi io ho attuato una strategia diversa, a mio avviso molto più semplice, e infatti ha pagato molto bene. In un mondo di uomini bisogna essere donne. Quando loro ti vedono arrivare, hai le stesse capacità, la stessa fame, la stessa energia, però non rinneghi quello che sei, ossia una donna, hanno pieno rispetto. Però a questo punto una curiosità, perché anche le tue colleghe arrivavano al lavoro in tacco 12 come te, o in realtà le ingegnere non amano molto vestire fashion? Noi ce le immaginiamo un po' più... C'erano pochissime donne, erano soprattutto assistenti. Le poche ingegneri che c'erano al mio livello manageriale in effetti erano molto più maschili e avevano fatto una vita molto dura per arrivare dove erano. Non l'hanno presa molto molto bene questa cosa della mia femminilità. Non sei riuscita a farti sì, cambiare idea? Ma non è che le ho convertite, le ho fatto vedere che essere donne potevano continuare ad esserlo essendo anche allo stesso tempo professioniste valide. Non mica una cosa annulla l'altra, bisogna continuare ad essere come si è, donne. Tu dici essere se stessi comunque aiuta sempre in qualsiasi posto uno si trova. Assolutamente, ed è questo l'errore di moltissime donne. Sono donne che hanno sofferto moltissimo per arrivare dove sono, perché si sono battute da uomini. Battersi da donne è molto più facile, perché noi lo sappiamo fare, siamo donne. Veronica, e nel tuo libro Tacco 12 racconti come il cambiamento esteriore possa aiutare una donna nel cambiare anche interiormente. Cioè, in che senso questo? In che modo può aiutare una donna a cambiare anche interiormente? Allora, intanto il tacco in realtà è una scusa, è un espediente come un altro per ritrovare un po' di femminilità. Ricordiamoci che è un simbolo, quindi possiamo usarlo meno, così come il rossetto. A me è servito moltissimo. Aiuta anche a riappropriarci della propria femminilità, della propria identità femminile. Quindi è un espediente. Ecco, in questo senso che io ne parlo. Non dico che per forza se ti metti il tacco allora sei una donna, lo devi sentire tra l'altro da dentro. Quindi piano piano, se ti piacciono, perché ci sono donne a cui non piacciono i tacchi, non c'è niente di male, riescono a essere molto femminili se lo vogliono, ripeto, anche con un paio di ballerine, no, non è, o con i mocassini, non è un problema. Però se si vuole diventare più femminili è da dentro che si parte, esternandolo un po' come ci pare. E gli orpelli, diciamo, questi simboli sono di grande aiuto. E allora io direi alle ragazze in ascolto di non andare via, perché tra poco giochiamo un po' con Veronica Benini e scopriamo i tacchi giusti per ogni occasione. You Pop, You Tunes, I New Pop Tunes, New Centro Suono 101.3. A Centro Suono 101.3 con Veronica Benini, ora cerchiamo di capire se è vero che ogni volta che una donna indossa le ballerine una fatina muore, Massimiliano, perché l'ho letto da qualche parte. Povere fatine. Ma allora, Veronica, tu sei sempre stata un amante degli stiletti? Allora no, in realtà gli stiletti sono arrivati con l'indipendenza economica, diciamo, e personale.
Ho fatto tutti gli studi all'università con delle scarpe comode perché non avevo tempo per cose del genere. Quindi ho scoperto la mia femminilità quando sono diventata indipendente al lavoro. Ho cominciato già dall'università quando sono andata a vivere da sola. Quindi diciamo che anche quello è un percorso personale che prende tempo. Ma ricordi? Ero una schiaccio in realtà da piccola, ero assolutamente una schiaccio, andavo sugli alberi, in adolescenza ero in squadra nazionale di vela, proprio. Ci si crede poco, vedendoti, ci si crede poco, però se lo dici tu. Sì, ero in squadra nazionale di 4:20, sono andata ai mondiali e agli europei, l'unica donna della squadra nazionale tra l'altro, quindi figurati, un vero maschiaccio. Ma lo ricordi questo evento, allora il primo paio di scarpe col tacco acquistato e in quale occasione poi le hai indossati? Allora, mi ricordo, sì, ero all'università, quindi avevo pochi soldi, le ho comprate a un mercato ed erano un paio di zeppe, ed è quello che consiglio sempre alle principianti adesso, perché le zeppe sono molto più stabili, ti abitui a un passo alla volta, a una difficoltà alla volta, prima l'altezza e poi se ti piace anche vai a stringere piano piano il tacco, perché il tacco più fine è, meno stabile è. Veronica, se ti dovessi fare una domanda secca, veloce, décolleté o sandalo, qual è la tua scarpa preferita? Il sandalo assolutamente, il décolleté è la scarpa più killer che ci sia. Ma sandalo con calze, con i collant o senza collant, anche d'inverno? Io porto i sandali anche con i collant neri opachi di cashmere d'inverno, sono una grandissima amante dei sandali perché lasciano le dita libere, quindi sono molto più comodi e uno si scorda i propri piedi. Quindi sandalo abbiamo detto, ricordatevelo. Però assolutamente sandalo. È personale, però è più comodo. Come scegliere però il tacco giusto, camminare con stile e eleganza e soprattutto non soffrire per questo? Lo scopriamo tra poco, sempre con Veronica Benini. I love you. Centrosuono 101.3. A Centrosuono 101.3 svogliamo le pagine di Tacco 12, Sperling e Kupfer, scritto da Veronica Benini. Eh sì, ma il dubbio che ci assale è questo, Veronica. Camminando sempre sul tuo tacco 12, non hai mai le gambe distrutte? Beh, i tacchi fanno male, assolutamente male. Quindi in realtà alterno. Bisogna anche saper scendere dai tacchi, saper alternare le cose. Ci sono tantissime patologie che non sto a numerare, ma insomma che sono spiegate per bene nel libro, come accorciamento del tendine d'Achille, schiacciamento lombare. Quindi io do dei consigli anche su esercizi per riportare tutto il corpo alla postura normale, perché la postura su tacco e tutte le patologie che ne derivano si ripercuotono non solo sui piedi, ma anche sul resto del corpo. E allora, tutto quello che c'è da sapere su Tacco 12 lo trovate nel libro di Veronica Benini e nel suo blog sporablog.com, dove ci sono anche degli istruttivi e ironici tutorial. Eh sì, e quindi tutti in libreria e anche sul web a cercare Veronica Benini. Grazie Veronica. Grazie, buona giornata. Grazie a te, mi raccomando, sempre Tacco 12 allora. Ciao Veronica. Tacco 12. Centrosuono 101.3. I love you. I love you. Centrosuono 101.3.